Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una bassa pressione in formazione sul Tirreno lentamente tenderà a traslare sui settori meridionali d'Italia. Ciò comporterà un peggioramento più marcato delle condizioni meteo, con afflusso di aria più fredda e precipitazioni che potranno risultare abbondanti sia sui settori tirrenici che adriatici, centrali e meridionali. Questo nuovo peggioramento potrebbe essere accompagnato da nuove nevicate sul centro-sud Italia, con quota neve via via sempre più bassa. Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio il tempo per le nostre regioni, per domenica 15 gennaio. Gelate possibili al primo mattino nelle zone interne. Situazione tranquilla ad inizio giornata con cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata si avrà un aumento della nuvolosità a partire dai settori sud-occidentali della Basilicata e della Puglia, con possibilità di precipitazioni anche di moderata intensità che velocemente si allargheranno alle restanti aree. La quota neve col passare delle ore andrà via via calando e si passerà dagli 800-1000 metri della tarda mattinata ai 400-500 metri della sera. Quindi possibilità di nevicate sui monti del Potentino già da metà giornata, mentre su Materano più interno, Murge Baresi, Gargano e sub-Appennino Dauno dalla sera. Le temperature, come possiamo notare dalla grafica, risulteranno in calo ovunque, a partire dal pomeriggio sera. I venti, durante la giornata, subiranno rinforzi dei quadranti sud-orientali, a partire dai settori ionici. Per quanto riguarda i mari, lo ionio risulterà agitato, l'adriatico molto mosso. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Lacu per questa meravigliosa foto che ritrae il fiabesco paesaggio innevato da Santa Cesarea Terme in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.